Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Taparox, compressa rivestita. Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Graf S.P.A., sede legale. Ultimo aggiornamento. 14 ottobre 2021. Cos'ha Taparox, compressa rivestita? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Taparox, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Taparox, compressa rivestita? Taparox, compressa rivestita ha un farmaco a base del principio attivo paroxetinamesilato, appartenente alla categoria degli antidepressivi SRI e nello specifico inibitori selettivi della serotonina ricaptazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Graf S.P.A., sede legale. Taparox, compressa rivestita può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Taparox 20 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Graf S.P.A., sede legale. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe. A. Principio attivo. Paroxetinamesilato. Gruppo terapeutico. Antidepressivi SRI. Forma farmaceutica. Compressa rivestita. Indicazioni. Trattamento di episodio di depressione maggiore. Disturbo ossessivo compulsivo, DOC. Disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia. Disturbo d'ansia sociale / fobia sociale. Disturbo d'ansia generalizzata. Disturbo da stress post-traumatico. Posologia. Posologia. Episodio di depressione maggiore. La dose raccomandata di 20 mg, una volta al giorno. In generale, il miglioramento nei pazienti inizia dopo una settimana, ma può divenire evidente solo dalla seconda settimana di terapia. Come per tutti i farmaci antidepressivi, il dosaggio deve essere rivisto e aggiustato, se necessario entro le prime 3-4 settimane dall'inizio della terapia ed in seguito, secondo quanto ritenuto clinicamente appropriato. In alcuni pazienti, che hanno una risposta insufficiente alla dose di 20 mg, la dose può essere aumentata gradualmente fino ad un massimo di 50 mg al giorno, con aumenti graduali di 10 mg, in base alla risposta del paziente. I pazienti con depressione devono essere trattati per un periodo sufficiente di almeno 6 mesi per assicurarsi che siano liberi da sintomi. Disturbo ossessivo compulsivo, DOC, la dose raccomandata di 40 mg al giorno. I pazienti devono iniziare con una dose di 20 mg al giorno e la dose può essere aumentata gradualmente, con aumenti di 10 mg, sino alla dose raccomandata. Se dopo alcune settimane si osserva una risposta insufficiente alla dose raccomandata, alcuni pazienti possono trarre beneficio dall'aumento graduale del dosaggio fino ad un massimo di 60 mg al giorno. I pazienti con disturbo ossessivo compulsivo devono essere trattati per un periodo sufficiente per assicurarsi che siano liberi da sintomi. Tale periodo può essere di diversi mesi o anche più a lungo, vedere paragrafo 5.1. Disturbo da attacchi di panico alla dose raccomandata di 40 mg al giorno. I pazienti devono iniziare con una dose di 10 mg al giorno e la dose può essere aumentata gradualmente, con aumenti di 10 mg, fino al raggiungimento della dose raccomandata, in base alla risposta del paziente. Un basso dosaggio iniziale è raccomandato per ridurre al minimo il potenziale peggioramento della sintomatologia da panico, come si ha osservato generalmente nel trattamento iniziale di questo disturbo. Se dopo alcune settimane si osserva una risposta insufficiente alla dose raccomandata, alcuni pazienti possono trarre beneficio dall'aumento graduale della dose, fino ad un massimo di 60 mg al giorno. I pazienti con disturbo da attacchi di panico devono essere trattati per un periodo sufficiente ad assicurare che siano liberi da sintomi. Tale periodo può essere di diversi mesi o anche più a lungo, vedere paragrafo 5.1. Disturbo d'ansia sociale / fobia sociale. La dose raccomandata di 20 mg al giorno. Se dopo alcune settimane si osserva una risposta insufficiente alla dose raccomandata, alcuni pazienti possono trarre beneficio dall'aumento graduale della dose, con aumenti di 10 mg, fino ad un massimo di 50 mg al giorno. L'uso a lungo termine deve essere valutato periodicamente, vedere paragrafo 5.1. Disturbo d'ansia generalizzata. La dose raccomandata di 20 mg al giorno.
Se dopo alcune settimane si osserva una risposta insufficiente alla dose raccomandata, alcuni pazienti possono trarre beneficio dall'aumento graduale della dose, con aumenti di 10 mg, fino ad un massimo di 50 mg al giorno. L'uso a lungo termine deve essere valutato periodicamente, vedere paragrafo 5.1. Disturbo da stress post-traumatico alla dose raccomandata di 20 mg al giorno. Se dopo alcune settimane si osserva una risposta insufficiente alla dose raccomandata, alcuni pazienti possono trarre beneficio dall'aumento graduale della dose, con aumenti di 10 mg, fino ad un massimo di 50 mg al giorno. L'uso a lungo termine deve essere valutato periodicamente, vedere paragrafo 5.1. Informazioni generali. Sintomi da sospensione osservati in seguito ad interruzione del trattamento con paroxetina. Si deve evitare un'interruzione brusca del trattamento, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Nel regime a riduzioni graduali della posologia usato negli studi clinici è stato utilizzato un decremento progressivo del dosaggio giornaliero pari a 10 mg, ad intervalli settimanali. Se si dovessero manifestare, a seguito della riduzione della dose, o al momento dell'interruzione del trattamento, sintomi non tollerati, si può prendere in considerazione il ripristino della dose prescritta in precedenza. Successivamente il medico può continuare a ridurre la dose ma in modo più graduale. Popolazioni speciali. Anziani. Nei soggetti anziani è stato riscontrato un aumento delle concentrazioni plasmatiche di paroxetina. Tuttavia, il range delle concentrazioni plasmatiche è sovrapponibile a quello osservato in soggetti più giovani. Il trattamento deve iniziare alle stesse dosi iniziali utilizzate nell'adulto. In alcuni pazienti può essere utile l'incremento della dose, ma la dose massima non deve superare i 40 mg al giorno. Bambini ed adolescenti, 7-17 anni. La paroxetina non deve essere usata per il trattamento di bambini ed adolescenti al di sotto dei 18 anni di età in quanto è stato riscontrato in studi clinici controllati come la paroxetina sia associata ad un aumento del rischio di comportamento suicidario e di atteggiamento ostile. Inoltre, in tali studi l'efficacia non è stata dimostrata in modo adeguato, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Bambini di età inferiore ai 7 anni. L'uso di paroxetina in bambini di età inferiore a 7 anni non è stato studiato. La paroxetina non deve essere usata fino a quando la sicurezza e l'efficacia in questo gruppo di età non siano state determinate. Compromissione renale / epatica. In pazienti con compromissione renale grave, clearance della creatinina 30 ml / min, o in pazienti con compromissione epatica è stato riscontrato un aumento delle concentrazioni plasmatiche di paroxetina. Pertanto, il dosaggio deve essere limitato alle dosi più basse dell'intervallo posologico. Modo di somministrazione. Si raccomanda di somministrare la paroxetina una volta al giorno, al mattino, con del cibo. Le compresse devono essere deglutite piuttosto che masticate. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. La paroxetina è controindicata in associazione con farmaci inibitori delle monoaminoossidasi, IMAO. In circostanze eccezionali, il linezolid, un antibiotico che ha un inibitore reversibile non selettivo delle monoaminoossidasi, può essere somministrato in combinazione con la paroxetina nel caso in cui sussistano le condizioni per un attento controllo dei sintomi della sindrome serotoninergica e per il monitoraggio della pressione arteriosa, vedere paragrafo 4.5. Il trattamento con paroxetina può essere iniziato 2 settimane dopo l'interruzione del trattamento con un IMAO non reversibile o almeno 24 ore dopo l'interruzione del trattamento con un IMAO reversibile, per esempio moclobemide, linezolid, metiltioninio cloruro, blu dimetilene e un IMAO reversibile non selettivo usato come agente evidenziatore preoperatorio. L'inizio della terapia con qualsiasi IMAO deve avvenire ad almeno 1 settimana di distanza dall'interruzione del trattamento con paroxetina. La paroxetina non deve essere usata in associazione a tioridazina poiché ha copyright, come con altri farmaci inibitori dell'enzima epatico CYP450-2D6, la paroxetina può elevare i livelli plasmatici della tioridazina, vedere paragrafo 4.5. La somministrazione di tioridazina da sola può indurre un prolungamento dell'intervallo QTC associato a gravi aritmie ventricolari quali torsioni di punta e morte improvvisa. La paroxetina non deve essere usata in associazione a pimozide, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il trattamento con paroxetina deve essere iniziato con cautela 2 settimane dopo la cessazione del trattamento con MAO inibitori irreversibili o 24 ore dopo la cessazione del trattamento con MAO inibitori reversibili. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Farmaci serotoninergici come con altri inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, SRI. La somministrazione contemporanea di farmaci serotoninergici può portare alla insorgenza di effetti associati alla 5-HT, sindrome serotoninergica. Vedere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Daparox, compressa rivestita, insieme ad altri farmaci come Eurosactifet composto Euro, Eurosalicresa Euro, Eurosalmaritm, compressa Euro, Eurosalmaritm, soluzione, uso interno, Euro, Eurosamascia Euro, Eurosaricodil Tossea Euro, Eurosbechilara Euro, Eurosbisolvon Tosse Sedativo, caramella pastiglia Euro, Eurosbisolvon Tosse Sedativo, sciroppo a Euro, Aeuros bronchinolo sedativo e fluidificante a Euro, Aeuros bronchinolo tosse a Euro, Aeuros brufeco da Euro, Aeuros cipralex, compressa rivestita, compresse rivestite a Euro, Aeuros cipralex, gocce a Euro, Aeuros citalopramab C, compressa rivestita a Euro, Aeuros citalopramab C, gocce a Euro, Aeuros citalopramalmus a Euro, Aeuros citalopramalmus pharma a Euro, Aeuros citalopramaurobindo, compressa divisibile a Euro, Aeuros citalopramaurobindo, gocce a Euro, Aeuros citalopramdoc a Euro, Aeurocitalopram doc generica Euro, Aeurocitalopram mega Euro, Aeurocitalopram extada Euro, Aeurocitalopram exalaga Euro, Aeurocitalopram exala Euro, Aeurocitalopram multenia Euro, Aeurocitalopram Milan generics, compressa rivestita Euro, Aeurocitalopram Milan generics, gocce a Euro, Aeurocitalopram pensa Euro, Aeurocitalopram pensa farma Euro, Aeurocitalopram ratio farma Euro, Aeurocitalopram ratio farm Italia Euro, Aeurocitalopram Sandoz Bivia Euro, Aeurocitalopram Suna Euro, Aeurocitalopram Sanfarma Euro, Aeurocitalopram Technigen, compressa rivestita Euro, Aeurocitalopram Technigen, gocce a Euro, Aeurocitalopram Zentiva Euro, Aeurocitalopram Zentiva Italia Euro, Aeurocitesint, compressa rivestita Euro, Aeurocitesint, gocce a Euro, Aeuroscodamola Euro, Aeurosco Eferalgana Euro, Aeuroscontramal, capsula, compressa rilascio modificato, gocce, soluzione, uso interno, a Euro, Aeuroscontramal, compressa rilascio modificato a Euro, Aeuroscontramal, gocce a Euro, Aeuroscorifin sedativo fluidificante a Euro, Aeuroscimbalta, capsula gastroresistente a Euro, Aeurosdestrometorfano brumidrato farmacopea, gocce a Euro, Aeurosdestrometorfano brumidrato farmacopea, sciroppo a Euro, Aeurosdestrometorfano brumidrato sella Euro, Aeurosdestrotus a Euro, Aeurosdextradol, compresse rivestite a Euro, Aeurosdextradol, granulato a Euro, Aeurosdinol a Euro, Aeurosdulex a Euro, Aeurosduloxetinatera a Euro, Aeurosduloxetina Aurobindo a Euro, Aeurosduloxetina Ega Euro, Aeurosduloxetina Corca a Euro, Aeurosduloxetina Milana a Euro, Aeurosduloxetina Pensa, capsula gastroresistente a Euro, Aeurosduloxetina Sandoza a Euro, Aeurosduloxetina Teva a Euro, Aeurosduloxetina Zentiva a Euro, Aeurosdumirox, compressa rivestita a Euro, Aeurosefexor a Euro, Aeuroseloipram, compressa rivestita a Euro, Aeuroseloipram, gocce a Euro, Aeuroseloipram, soluzione, uso interno, a Euro, Aeurosentact, compressa rivestita a Euro, Aeurosentact, gocce a Euro, Aeurosescitalopram accorda Euro, Aeurosescitalopram altera Euro, Aeurosescitalopram aurobindo Euro, Aeurosescitalopram doca Euro, Aeurosescitalopram doc generici, compressa oro dispersibile a Euro, Aeurosescitalopram doc generici, compressa rivestita Euro, Aeurosescitalopram mega Euro, Aeurosescitalopram eurogenerica Euro, Aeurosescitalopram corca Euro, Aeurosescitalopram laboratorio altera Euro, Aeurosescitalopram laboratorio eurogenerica Euro, Aeurosescitalopram Milan, compresse rivestite a Euro, Aeurosescitalopram Milan, gocce a Euro, Aeurosescitalopram Pensa a Euro, Aeurosescitalopram Pensa Pharma a Euro, Aeurosescitalopram Sandoza a Euro, Aeurosescitalopram Suna a Euro, Aeurosescitalopram Technigen, compressa rivestita a Euro, Aeurosescitalopram Teva a Euro, Aeurosescitalopram Teva Generics a Euro, Aeurosescitalopram Zentiva a Euro, Aeurosescitalopram Zentiva Italia a Euro, Aeurosexequa, capsula gastroresistente a Euro, Aeurosfevarin, compressa rivestita a Euro, Aeurosflecainide Aurobindo a Euro, Aeurosflecainide Doca a Euro, Aeurosflecainide Ega a Euro, Aeurosflecainide Sandoza a Euro, Aeurosflecainide Teva a Euro, Aeurosfleiderina a Euro, Aeurosfluoxirena a Euro, Aeurosfluoxetina Accorda a Euro, Aeurosfluoxetina Almusa a Euro, Aeurosfluoxetina Doc Generica a Euro, Aeurosfluoxetina Ega a Euro, Aeurosfluoxetina Eurogenerica a Euro, Aeurosfluoxetina Filia a Euro, Aeurosfluoxetina Generics a Euro, Aeurosfluoxetina
Fluoxetina Milan Generic Sa Euro, Aeuros Fluoxetina Ratio Pharma Euro, Aeuros Fluoxetina Sandoz Gba Euro, Aeuros Fluvoxamina Ega Euro, Aeuros Fortradol, Capsula, Compressa Rilascio Modificato, Gocce, Soluzione, Uso Interno, A Euro, Aeuros Fortradol, Compressa Rilascio Modificato A Euro, Aeuros Frequila Euro, Aeuros Freemind Euro, Aeuros Giacchela, Compressa Rivestita Euro, Aeuros Giacchela, Gocce A Euro, Aeuros Golazept Sedativo Tosse A Euro, Aeuros Gomisa Euro, Aeuros Shader X Plan, Gocce A Euro, Aeuros Shader X Plan, Supposta Euro, Aeuros Xylamia Euro, Aeuros Caidora Euro, Aeuros Caumatus Euro, Aeuros Kessera Euro, Aeuros Colibria Euro, Aeuros Largactila Euro, Aeuros Lenizac, Compresse Rivestite A Euro, Aeuros Lenizac, Granulato A Euro, Aeuros Linezulida Accord Altcare A Euro, Aeuros Linezulida Accorda A Euro, Aeuros Linezulida Aurobindo Italia A Euro, Aeuros Linezulida Aurobindo A Euro, Aeuros Linezulid Cabia Euro, Aeuros Linezulid Crcad.di. A Euro, Aeuros Linezulid Crca A Euro, Aeuros Linezulid Milan Pharma A Euro, Aeuros Linezulid Teva A Euro, Aeuros Lisomucil Tosse Sedativo A Euro, Aeuros Maveral, Compressa Rivestita A Euro, Aeuros Metiltioninio Cloruro Bio Industrial. I.M. A Euro, Aeuros Metiltioninio Cloruro Prove 2 A Euro, Aeuros Metiltioninio Cloruro Salfa A Euro, Aeuros Neoborocillina Tosse A Euro, Aeuros Nirvaxon A Euro, Aeuros Nirolex Tosse Secca A Euro, Aeuros Novadeux A Euro, Aeuros Nomafen A Euro, Aeuros Urapa A Euro, Aeuros Paracetamolo più Codeina Tera Euro, Aeuros Paracetamolo più Codeina Angelini A Euro, Aeuros Patrol A Euro, Aeuros Percitale A Euro, Aeuros Pramefex, Compressa Rivestita A Euro, Aeuros Pramefex, Soluzione A Euro, Aeuros Prilige A Euro, Aeuros Profilix A Euro, Aeuros Prontalgin, Capsula A Euro, Aeuros Prontalgin, Compressa Effervescente A Euro, Aeuros Prozac A Euro, Aeuros Recotus Sedativo A Euro, Aeuros Return A Euro, Aeuros Recap, Compresse Rivestite A Euro, Aeuros Recap, Gocce A Euro, Aeuros Eropram, Compressa Rivestita A Euro, Aeuros Eropram, Gocce A Euro, Aeuros Sertralina Accorda A Euro, Aeuros Sertralina Almusa A Euro, Aeuros Sertralina Altera A Euro, Aeuros Sertralina Aristo A Euro, Aeuros Sertralina Urbindo A Euro, Aeuros Sertralina Doc Generica Euro, Aeuros Sertralina FG A Euro, Aeuros Sertralina Excel A Euro, Aeuros Sertralina Corca A Euro, Aeuros Sertralina Milan Generics A Euro, Aeuros Sertralina Pensa, Compressa Rivestita A Euro, Aeuros Sertralina Sandoz A Euro, Aeuros Sertralina Suna A Euro, Aeuros Sertralina Technigen, Compressa Rivestita Euro, Aeuros Sertralina Teva Pharma.vit. Euro, Aeuros Sertralina Zentiva Euro, Aeuros Siloxizola Euro, Aeuros Sintoprama Euro, Aeuros Sintorma Euro, Aeuros Sobrepin Tosse Sedativo, Gocce A Euro, Aeuros Sobrepin Tosse Sedativo, Sciroppo A Euro, Aeuros Solmucol Tosse Secca Euro, Aeuros Ossecita Euro, Aeuros Tachidola Euro, Aeuros Tachinotte A Euro, Aeuros Tamoxine A Euro, Aeuros Tamoxifene Ega Euro, Aeuros Tamoxifene Ratio Pharma Euro, Aeuros Tatiga Euro, Aeuros Tetrabenazina Aristo a Euro, Aeuros Tetrabenazina Suna a Euro, Aeuros Tradoguta a Euro, Aeuros Tradonal SR a Euro, Aeuros Traflash a Euro, Aeuros Traludie, Capsula a Rilascio Modificato a Euro, Aeuros Tremadolo Apca a Euro, Aeuros Tremadolo Aristo a Euro, Aeuros Tremadolo Ega a Euro, Aeuros Tremadolo e Paracetamolo Aristo a Euro, Aeuros Tremadolo e Paracetamolo Eurobindo a Euro, Aeuros Tremadolo e Paracetamolo Ega a Euro, Aeuros Tremadolo e Paracetamolo Crca a Euro, Aeuros Tremadolo HCL Sandoz a Euro, Aeuros Tremadolo Excel a Euro, Aeuros Tremadolos.a.l.f.euro, Aeuros Tremalina Euro, Aeuros Trittico, Compressa Rilascio Modificato a Euro, Aeuros Trittico, Compressa Divisibile, Gocce a Euro, Aeuros Trittico, Compressa Rivestita a Euro, Aeuros Trittico, Soluzione, Uso Interno, a Euro, Aeuros Venlafaxina Altera a Euro, Aeuros Venlafaxina Eurobindo a Euro, Aeuros Venlafaxina Doc Generica a Euro, Aeuros Venlafaxina Eg Laboratorio Euro Generica a Euro, Aeuros Venlafaxina Milan Generics a Euro, Aeuros Venlafaxina Pfizer a Euro, Aeuros Venlafaxina Sandoz Gba Euro, Aeuros Venlafaxina Sandoz A Euro, Aeuros Venlafaxina Teva Italia Euro, Aeuros Venlafaxina Zentiva Euro, Aeuros Vix Medinaita Euro, Aeuros Vix Tosse A Euro, Aeuros Vix Tosse Sedativo A Euro, Aeuros Xenazina Euro, Aeuros Xeredien A Euro, Aeuros Entreve, Capsula Gastroresistente A Euro, Aeuros Zeredrop A Euro, Aeuros Zerelis, Compressa Rilascio Modificato A Euro, Aeuros Zeusif A Euro, Aeuros Zoloft A Euro, Aeuros Zivoxid, Compressa Rivestita a Euro, Aeuros Zivoxid, Granulato a Euro, Aeuros Zivoxid, Soluzione, Uso Interno, a Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Daparox, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Daparox, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento?
gravidanza, alcuni studi epidemiologici hanno indicato un aumento nel rischio di malformazioni congenite, in particolare cardiovascolari, ad esempio difetti del setto ventricolare e del setto atriale, associati all'assunzione di paroxetina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'esperienza clinica ha dimostrato che la terapia con paroxetina non è associata a compromissione della funzione cognitiva o psicomotoria. Tuttavia, come con tutti i farmaci psicoattivi, i pazienti devono essere avvertiti di usare cautela nella guida di autoveicoli e nell'uso di macchinari. Sebbene la paroxetina non aumenti gli effetti dannosi psichici e motori indotti dall'assunzione di alcol, non ha consigliato l'uso concomitante di paroxetina e alcol. Effetti indesiderati. Alcune delle reazioni avverse al farmaco sottoriportate possono diminuire in intensità e frequenza con la continuazione del trattamento e non comportano generalmente interruzione della terapia. Le reazioni avverse sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi e segni. Sulla base delle informazioni disponibili riguardo al sovradosaggio con paroxetina, appare evidente un ampio margine di sicurezza. L'esperienza nei casi di sovradosaggio di paroxetina ha indicato che, oltre ai sintomi descritti nella paragrafo 4, 8, febbre, contrazioni muscolari involontarie, i pazienti si sono generalmente ripresi senza gravi conseguenze anche nei casi in cui la paroxetina è stata assunta, da sola, fino a dosi di 2000 mg. Eventi quali coma o alterazioni dell'ECG sono stati occasionalmente riferiti, molto raramente con esito fatale, ma in genere quando paroxetina è stata assunta in associazione ad altri farmaci psicotropi, con o senza alcol. Trattamento. Non ha noto alcun antidoto specifico. Il trattamento deve basarsi sulle misure generali utilizzate nel trattamento del sovradosaggio con antidepressivi. Può essere considerata la somministrazione di 20 o 30 g di carbone attivo possibilmente entro poche ore dall'assunzione del sovradosaggio per diminuire l'assorbimento della paroxetina. È indicata una terapia di supporto con attenta osservazione e frequente monitoraggio dei segni vitali. La gestione del paziente deve essere quella indicata clinicamente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antidepressivi, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, codice ATC. N06AB05. Meccanismo di azione. La paroxetina ha un potente e selettivo inibitore della ricaptazione della 5-idrossitriptamina, 5-HT. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La paroxetina è ben assorbita dopo somministrazione orale e va incontro al metabolismo di primo passaggio. A causa del metabolismo di primo passaggio, la quantità di paroxetina disponibile nella, dati preclinici di sicurezza. Studi tossicologici sono stati condotti nella scimmia rhesus e nel ratto albino. In entrambe le specie, il profilo metabolico è simile a quello descritto nell'uomo. Come atteso per le amine, elenco degli eccipienti. Nucleo. Calciofosfato di basico carbossimetilamido sodico, tipo A, magnesio stearato. Rivestimento. Lattosio monoidrato ipromellosa macrogol 4000 titanio diossido, e 171, ferro ossido giallo, e 172, ferro ossido rosso, e 172. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Daparox, compressa rivestita a base di paroxetina mesilato sono Eutimil, compressa rivestita, Eutimil, sospensione, paroxetina Alnus, paroxetina Aurobindo, paroxetina DOC generici, paroxetina EG, paroxetina Exal, paroxetina Milan generics, paroxetina Pensa, paroxetina Rachiofarm, paroxetina San, paroxetina Zentiva, Sereopin, compressa rivestita, Sereopin, sospensione, Seroxat, compressa rivestita, Seroxat, sospensione. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.